Amici di Vivi Mazzara, ci troviamo presso il centro di raccolta dell'ex mercato ittico di Mazzara del Vallo, dove Federambiente insieme ad altre associazioni stanno preparando tutti i beni di prima necessità raccolti in questo periodo da tanti benefattori per inviarli nei prossimi giorni con un camion, con un tir anzi, direttamente in Polonia. Ecco, noi siamo proprio nel centro dove c'è Federambiente, dove c'è Federambiente e ripeto ed altre associazioni, volontari, tutti che si prestano a dare una mano. Vedete, in questo momento stanno preparando dei pacchi. Ciao, come ti chiami? Pietro, buonasera. Pietro. E allora, tu cosa stai facendo, Pietro? Stiamo impacchettando gli alimenti per genere, quindi qui abbiamo pannolini, consumi, salviettine, quindi differenziamo per genere, chiudiamo, contabilizziamo e poi mettiamo da parte per fare i pallet. Ecco, tu ti sei offerto volontario, sì, no? Per aiutare il popolo dell'Ucraina. Sì, sono un membro di Federambiente da già un anno, quindi non siamo nuovi a questo genere di attività. Quindi quando ci è stata offerta la possibilità di fare questa operazione, niente, già eravamo quasi pronti, quindi abbiamo già iniziato a lavorare come facciamo sempre. Ecco, in questi casi la stanchezza non esiste, No. Siamo un po' abituati, già dal primo Covid abbiamo lavorato in maniera simile, quindi siamo abituati e domenica si parte. Domenica chiudiamo tutto e poi Pier va via. Benissimo, grazie, buon lavoro. Buon lavoro. Grazie. Vedete, si continua ancora il lavoro di preparazione dei pacchi. Qui ogni giorno è sempre più pieno questo centro raccolta. Vedete le signore della comunità dell'Ucraina qui a Mazzara del Vallo che si stanno davvero tanto prodigando. C'è presente anche l'associazione FIDAPA di Mazzara del Vallo con la dottoressa Misuraca. Ecco, stanno preparando con grande attenzione tutto quello che deve partire, coperte, abbigliamenti, ecco, le signore che rappresentano qui la comunità dell'Ucraina che spesso abbiamo intervistato, ecco, c'è Irina, sì, c'è Vittoria, come vanno i preparativi? Ecco, la gente sta rispondendo a Mazzara? Sì, un grande aiuto, perché hanno un grande cuore che stanno aiutando molto, come si vede qua, un magazzino pieno, già quasi siamo pronti. L'unica cosa che manca è il denaro per trasporto, solo questo. E facciamo questo appello che è di fondamentale importanza, che serve chi davvero può, un contributo poco, in denaro. Anche poco, versate sul mio conto del Federambiente per spese del trasporto, perché tutto questo carico deve partire per Ucraina. Grazie. E il gasolio tra l'altro aumentato in questo periodo, veramente è molto caro e serve un intervento economico di tutti. E con un piccolo gesto veramente si può aiutare a partire più presto oggi che domani, perché ormai diciamo che ad oggi ci sono tanti prodotti, tanti beni di prima necessità, serve, ripeto, il contributo economico per il gasolio, per i tir. Ripetiamo che il tir arriverà direttamente in Polonia e questo è importante. Sì. Ecco, sapete in quale città già? Città è Pšemeš, è un punto dove poi vengano militari ucraini a prendere e portare in Ucraina, a distribuire a posti più bisognosi. Per cui si arriva al confine con l'Ucraina? Sì, è confine, è vicinissimo. Ecco, intanto, ecco Irina, tu hai notizie di tua nonna? Sì, nel sì, collegamento fortuna, di qualche giorno fa avevate problemi a trovare il contatto con sua nonna? Sì, no, per fortuna abbiamo rintracciato, che però non c'è luce, non c'è gas, però viva, questo è importante. Tutto il resto speriamo che finisce presto tutto questo. Ecco Vittoria, tu che notizie hai attraverso i tuoi contatti in Ucraina? No,
ho sentito mia madre, ero preoccupata perché l'altro giorno hanno bombardato vicino Leopoli, 50 km vicino casa mia, ma grazie a Dio mamma sta bene, grazie. Benissimo, vedo che non vi fermate mai e siete ancora in movimento, ecco, molta gente si avvicina a voi, vengono anche al bar vicino alla chiesa della Madonna del Paradiso. Ho offerto il medicinale, mi ha detto che domani porta un bel scatto di medicinale. Ecco, ricordiamo cosa serve principalmente come materiale di prima necessità, quello che serve ad oggi. Medicinale di ogni tipo, i laci emostatici, e antibiotici, antidolorifici, salvitini umidi, pannolini, cibo per bambini, barrette di cioccolato, un cibo diciamo pronto e secco in scatola. Grazie. Benissimo, Irina, come vuoi concludere? Cosa vuoi dire? Io voglio chiedere un altro piccolo sforzo per far partire questo camion, perché insieme possiamo fare tanto. Ognuno. Anche con 10-20 euro, si può, sì, sì. Pensate sul fede dell'ambiente, così possiamo partire quello che abbiamo raccolto. Perfetto, grazie. Vi ricordiamo che potete trovare anche i dati IBAN di fede dell'ambiente all'interno di Vivi Mazzara. Noi postiamo sempre la locandina con l'IBAN, per cui potete anche cercare ed intervenire. Grazie, grazie, grazie a voi. Ecco. Come... Grazie a tutte mazzarese, grazie di cuore a tutti. Benissimo, grandi ringraziamenti arrivano di grande affetto e cuore da parte delle signore che rappresentano la comunità dell'Ucraina qui a Mazzara. Ecco, qui non ci si ferma, non ci si ferma, è un movimento continuo. Tante persone vengono a collaborare, ecco, sotto forma di volontariato. Vedo la dottoressa Antonella Misuraca della FIDAPA. Dottoressa Misuraca, voi non vi siete fermati né come FIDAPA né come associazione, come né a livello personale, né a livello personale. A livello personale, perché è una cosa che sento di fare, visto che non li possiamo aiutare lì, almeno facciamo qualcosa qui. Dobbiamo sistemare e mettere sotto vuoto tutti i vestiti, ma almeno sistemarli bene, perché già subiscono il dramma della guerra. Almeno che riceviamo qualcosa di dignitoso. E niente, ci spendiamo un paio di ore ogni giorno cercando di fare il nostro meglio. Tutto questo. Vediamo, niente, qui c'è una montagna di indumenti. Ho escogitato questo metodo per farli andare sistemati, per occupare meno spazio, e almeno sono pure, diciamo, più possono vedere cosa c'è. Infatti mi diceva signor Stefano, visto che nel giro non c'è più spazio, li metteranno già sistemati così sopra i pacchi, sopra le pedane. E niente, sono promesse, piano piano è un lavoro, però è gratificante, tutto qui, lo facciamo con piacere. Ecco, vedo, c'è molto impegno e si fa col cuore tutto quello che si fa. Intanto si parlava di raccolta anche economica, che è fondamentale per il gasolio, per arrivare in Polonia. Sentiamo dire che ci sono delle raccolte che poi non corrispondono come IBAN, ce n'è uno solo IBAN, già si sono perse 1.000 euro, non si sa che fine abbiano fatto, cioè questo dispiace moltissimo, perché noi personalmente diamo il nostro contributo, è in denaro, è in... però sentire dire che poi c'è lo sciacallaggio, questa è una cosa inaudita, non l'accetto per niente, tutto qui. Ecco, intanto vi auguriamo un buon lavoro, so che non vi fermate, state continuando. Allora, esigenze di famiglia, però ripeto, lo facciamo con molto piacere, con molta affettuosità. Bene, buon lavoro, grazie. Grazie. Bene, ecco, intanto noi andiamo a inquadrare il centro raccolta, come sempre strapieno ogni giorno, sempre di più. Vediamo Stefano Decina impegnato non stop per cercare di sistemare tutto al meglio possibile. C'è Alessandro, i ragazzi veramente di Fede Ambiente che non si stanno risparmiando per niente. E allora Stefano, buonasera Stefano. Buonasera. Allora facciamo un'analisi di quanto raccolto fino ad ora qui presso questo vostro centro. Vedo che continuano ad arrivare tante persone a lasciare dei prodotti, dei pacchi.
Quindi a tutt'ora abbiamo 19 bancali pronti per la partenza. La conformazione è tipo questi di qua, ce ne sono 19 pronti per la partenza. Poi stiamo preparando dei bancali sfusi per iniziare a definire il carico del tir. Ti voglio dare due dati. Noi partiremo, se tutto va bene, lunedì pomeriggio. Lunedì prossimo nel pomeriggio già avremo il carico pronto per la partenza. Ricordiamo che si parte con un tir, con due rimorchi, no? Sì, almeno questo è stato confermato a tutt'ora. Faremo il percorso dall'Italia direttamente in Polonia, in un paese della Polonia. Poi man mano vi daremo tutti i dettagli. Ci sono da segnalare alcune cose. Una, la somma di denaro raccolta a tutt'oggi, dal 7 marzo al 15 marzo, quello che abbiamo potuto calcolare finora, sono 660 euro. Pochissimi. Sono pochissimi perché ancora ci vuole più di tanto. Siamo quasi a 3.500, qualcosa del genere, perché oltre alle spese di carburante dobbiamo calcolare eventuali pedaggi autostradali, spese varie comunque sempre per il trasporto. Poi mi è stata data la notizia che stiamo cercando di valutare la veridicità di questo. A quanto pare qualcuno ha raccolto una cifra di 1000 euro che non si sa che fine ha fatto e non abbiamo la tracciabilità di questo. Ora stiamo cercando di avere notizie più dettagliate e precise, speriamo che sia non veritiera questa notizia, perché mi farebbe veramente male sapere che qualcuno abbia approfittato di questa situazione per appropriarsi di questa cifra non destinata a loro. Stiamo cercando di capire e poi vi aggiorneremo comunque. Sarebbe un fatto grave scoprire che c'è gente che raccoglie a nome di Fedelambiente o di varie associazioni che non hanno nulla a che fare con l'opera benefica per il popolo ucraino. Sì, sì, perché la cifra di cui mi hanno informato è di circa 1000 euro che a tutt'oggi non è stata né bonificata sul nostro conto né su altri conti messi a disposizione, nemmeno consegnata per brevi mani. Stiamo cercando intanto di accertarci di questa notizia, di capire tutte le varie fonti e poi eventualmente comunicare il tutto alla autorità giudiziaria se questo è successo. Perfetto, intanto è importante l'impegno di tutti perché, ripeto, a parte queste 1000 euro che si dovranno scoprire che fine abbiano fatto, le istituzioni, le varie aziende della città, ci vuole, diciamo, l'aiuto di tutti, anche con pochi euro, intervenire, no? Le autorità politiche, tutti quanti, c'è bisogno, perché altrimenti il tir rischia di non partire, perché le somme non bastano, il gasolio è aumentato, ma a parte questo ci vuole una somma davvero di una cifra non indifferente per arrivare fino al confine con l'Ucraina. Esatto, sì. Purtroppo il costo del trasporto in questo periodo è molto più alto di quello che si poteva fare in altri periodi, dove il costo del carburante, alto per quanto può essere, era sicuramente minore rispetto a quello che è in questo periodo, e questo purtroppo, ahimè, lo sappiamo tutti. Allora, perfetto, diciamo che la raccolta per i beni di prima necessità va benissimo. Però quello che manca è l'aspetto economico, sì, ecco, sì. Lì non ci siamo proprio, per cui vogliamo rilanciare solo un messaggio ancora? Sì, ci serve solo un piccolo aiuto economico per arrivare a pagare il costo del carburante, solo ed esclusivamente per le spese di trasporto. Tutto quello che dovesse essere in più verrà comunque speso per l'accoglienza delle persone che arriveranno. Non finirò mai di dire che tutto rendicontato nei dettagli, abbiamo, poi magari ti passerò un file PDF se lo vuoi pubblicare. Non ho messo il nome e cognome per una questione di privacy, però abbiamo le iniziali e le cifre che abbiamo raccolto.
Ecco, già qualcuno ci scrive, qualche telespettatore che sta guardando dice: assurdo, come si fa? Non si può approfittare di una situazione del genere. Come vedi, la gente inizia a raccogliere il messaggio di Vivi Mazzara. Sì, è una forma di sciacallaggio che sicuramente non vorremmo mai sentire, perché se gente così generosa ha dato qualcosa per questo e poi è andata a finire altrove, è veramente grave, molto grave. Perfetto. Noi, per quello che ci riguarda, stiamo rendicontando fino all'ultimo centesimo. Come ho detto l'altra volta, l'estratto conto verrà fornito all'amministrazione comunale, visto che abbiamo il patrocinio gratuito dell'ente comune, quindi rendiconterò a loro e naturalmente, senza nessun timore, verrà consegnato anche a voi per la pubblicazione nei vostri canali. Perfetto, noi come Vivi Mazzara, d'accordo con Fede all'Ambiente, il centro raccolta, come vedete ogni giorno vi raccontiamo, anzi vi rendicontiamo tutto quello che accade qui al centro raccolta, per cui esatto, continueremo ancora ad essere presenti e a farlo, Stefano. E di questo non possiamo che ringraziarvi. Perfetto, già scrivono ancora i telespettatori. Franco Monteleone scrive: forza, non possiamo rischiare di non far partire il TIR. Esatto. Ripeto, è importante, ci sono i beni di prima necessità, bisogna far partire più presto oggi che domani il TIR. La partenza dovrebbe essere in programma al 99% per lunedì. Per lunedì. Ecco, quando ci impiegherete per arrivare in Polonia? Circa 2 giorni, poi in base alle condimenti e anche in base al traffico. Perfetto, a questo punto ecco, vediamo ancora. Io vorrei chiamare Alessandro. Alessandro, che ho visto in questi giorni veramente prodigarsi e impegnarsi per cercare di dare una grande mano, no? Alessandro, sì, allora, cosa vuoi dire? Siamo tutti qua a dare una mano, ce la mettiamo tutta per raggiungere questo obiettivo comune che abbiamo tutti ormai. Ormai credo che sia un obiettivo, diciamo, che ha tutta la cittadinanza, riuscire a svolgere, diciamo, questa missione. Speriamo di farcela, come dicevate prima, come beni di prima necessità sta andando bene, ora ci concentriamo sul concreto, sui costi del carburante. Questo è, credo, lunedì sia prevista da confermare la partenza e quindi ci siamo, Mazzara c'è, grazie a tutti quelli che stanno contribuendo a questa raccolta, a tutte le città, Mazzara del Vallo, anche le città vicine in piccolo hanno contribuito, chi più chi meno. E noi siamo qua a svolgere il nostro compito, questa piccola gocciolina, diciamo, in tutta questa tragedia che purtroppo sta succedendo. Grazie Alessandro, buon lavoro a anche a te. A voi. Ecco, vedete, qui la merce riempie gli scaffali in ogni ordine di spazio nel centro raccolta, non ci si ferma. Nessuna interruzione, come vedete si lavora continuamente, si lavora senza pausa, per cui un grande grazie veramente va a loro che si stanno impegnando e prodigando affinché la missione venga portata al termine. Da Piero Campisi è tutto, ringraziamo chi ci sta seguendo in diretta su Vivi Mazzara.